di Dark Matter Energy! È la quarta nave da guerra Dead Shadow! È l'Arcadia! Buongiorno viaggiatori, bentornati sul canale all'interno dell'Arcadia Gare, un casino infernale. Volevo ragazzi quest'oggi farvi vedere una cosa che spero vi interesserà tantissimo. Ne abbiamo già parlato qualche mese fa di quell'azienda là, la ITS Todini. È un'azienda ragazzi che commercializza e lavora nell'ambito diciamo delle parti idrauliche, ma soprattutto in ambito della depurazione dell'acqua. Non a caso ragazzi siamo qui oggi perché questo è, ve lo faccio vedere, è tutto il filtro, il kit di potabilizzazione che andiamo a montare in camper. Nella fattispecie ragazzi questo è il nuovo modello e ora ve lo spiego, lo andiamo a imbarcare sull'Arcadia, così ho anche modo di testarlo un pochino più a lungo, dal momento che ogni cartuccia, tenete conto che abbiamo circa 4.000 litri completamente potabilizzati. Questo è molto interessante. Ragazzi, avete già visto come funziona? Qui abbiamo il filtro, calotta inferiore, calotta superiore, entrata uscita e il suo rubinetto dedicato. Dove sta il vantaggio? Nella calotta inferiore. Questo è il culo, letteralmente, del filtro e, visto che gliel'avevamo richiesto, lo hanno inserito questa per essere, vedete, un raccordo sempre con un passo commerciale, per poter mettere questo rubinetto. Qual è diciamo il vantaggio di questa modifica, chiamiamola così, vedete? Che quando io devo mettere ad esempio il camper in rimessaggio e voglio essere sicuro di non lasciare acqua all'interno, magari c'è un inverno molto brutto, mettono basse temperature via discorrendo, posso staccare la pompa dell'acqua, far abbassare le pressioni, svuotare i serbatoi e sono sicuro di svuotare perfettamente anche il filtro, perché vado ad aprire la valvola e svuotare chiaramente per caduta il filtro. Che si svuoti completamente tutto mi cambia veramente poco, l'importante è che si svuoti almeno oltre la metà, in modo che se mai si ghiacciasse, il ghiaccio in espansione non romperebbe la calotta in inox, perché è una cosa veramente importante. Ora con l'aiuto del dottor Canepazzo andiamo a fare l'installazione sotto l'avello dell'Arcadia, dopodiché installazione finita vi faccio un pochino vedere come funziona tutto il resto, insomma ci vediamo fra poco. Arcadia parcheggiata all'esterno ragazzi, caricato un mezzo serbatoio d'acqua giusto per farvi vedere un po' tutte le prove. Installazione, grazie Mattia ragazzi perché è un caldo. Allora, prima di tutto abbiate pazienzissima per il controluce perché sarà un pochino impegnativo. Rendetevi conto che sono le ore, guardate, qui non ho ancora sistemato l'orario, 17.23, in realtà sono le 18.23, ore 18.23, guardate che spettacolo, stanno ancora entrando 8 ampere, 7 ampere 93, cioè, guardate il sole dov'è, ok, è lì, niente, questa piccola, così, i 600 watt di pannelli solari sul tetto aiutano. Allora, andiamo a vedere l'installazione ragazzi, che nel caso dell'Arcadia abbiamo rifatto, come vi ricordate, tutta la cucina, quindi abbiamo inserito il sifone e tutti i vari tubi. Ecco il filtro dove con Mattia abbiamo fatto la prima installazione ed ecco quello che vi dicevo, cioè il rubinetto e la valvola di sfiato. Qui fra l'altro c'è anche l'altro rubinetto per escluderlo, vedete che qui c'è la T di montaggio, quindi io posso escludere completamente, ok, il filtro dall'impianto, oppure lasciarlo aperto, chiuderlo ad esempio come in questo caso nella parte invernale, e nella parte sotto, con la parte sotto posso farlo sfiatare. Il vantaggio qual è? Avete visto che chiaramente abbiamo una parte filettata, nel mio caso no, perché preferisco mettergli sotto la classica ciotola, aprire, ma se io volessi potrei semplicemente attaccare un tubo, foro nel pavimento, scendo, quando apro, come ad esempio con il boiler, scarico direttamente a terra. Mentre nella parte ragazzi cucina, cioè quello che noi non dobbiamo vedere, questa è la parte tecnica, ecco che ci appare il nostro rubinettino, quindi abbiamo la singola mandata come in questo caso, oppure mandata fissa, cioè alzando questo lui ha un flusso continuo. La cosa interessante di tutte queste parti è che esistono sempre i ricambi di tutti, dalle guarnizioni, ad esempio anche questa linguettina di plastica che potrebbe rompersi, si può trovare come ricambio, questa è una cosa molto interessante. Quindi ragazzi veramente ritengo questo filtro depuratore un oggetto secondo me veramente fantastico. Fra l'altro abbiamo molti clienti che già l'hanno montato e ne sono anche molto, scusatemi, cedo 5 minuti, e ne sono neanche anche molto soddisfatti, per il semplice fatto che di fatto io mi dimentico completamente di caricare l'acqua che devo bere. Questa è una cosa vantaggiosa. Avendo comunque un filtro che mi filtra a 0,1 micron, vuol dire che
quasi tutta l'acqua che io carico già ritenuta potabile, cioè esempio le fontanelle di paese per darmi un riferimento, quando passo in quel filtro lì è tranquillamente bevibile e questa è una cosa veramente fantastica. Vuol dire che io il mio serbatoio da 100 litri di acqua, parte di questo posso tranquillamente berlo passando chiaramente tramite il filtro e ho il vantaggio di smettere di avere delle bottiglie in giro che non so mai dove mettere, mi occupano spazio, peso, rompono anche i coglioni, dai, ti rotolano dappertutto mentre viaggi, si spargono le bottiglie, c'è una cosa fastidiosa. La cosa vantaggiosa in questo caso è semplicemente io mi tengo delle vecchie bottiglie, ve le faccio vedere, ce ne ho una qua, no, delle vecchie bottiglie da un litro, quelle della tonica per darvi un'idea, perché hanno una plastica molto rigida, alcune me le tengo con il tappo giallo, le riempio, so che sono un litro d'acqua e me le metto in fresco nel mio frigo e sono veramente tranquillo. Tra l'altro ragazzi, l'Arcadia fa veramente schifo, cioè siamo reduci ancora, cioè l'utilizzo dell'Arcadia è ancora reduce dalla gara di Pisa, qui dentro ci abbiamo campeggiato, penso che ci siano ancora le mutande di cane pazzo all'interno, comunque non è bello far vedere queste cose. Ragazzi, veramente è una bella installazione, in realtà molto semplice. Nel nostro caso vedete che avendo rifatto completamente tutta la parte idraulica, ve lo rifaccio vedere ragazzi, si sono andati ad utilizzare tutta raccorderia in inox e tutti i raccordi di uso civile, in modo che in qualunque parte io mi possa trovare e abbia un problema idraulico, lo posso tranquillamente risolvere in un qualunque frammento, sono tutti passi da 3 ottavi e un mezzo, quindi è tutto ciò che si trova normalmente in commercio. Tubi retati, un'espansione al 20%, quindi comunque non hanno problemi, anche se succedesse la classica ghiacciata, si dilaterebbero ma non si spaccherebbero. L'unico, diciamo, accortezza, almeno un paio, una volta ogni paio d'anni, controllo delle fascette, perché chiaramente estate inverno la dilatazione esiste e le fascette potrebbero leggermente allentarsi. Questo ragazzi secondo me è un'implementazione veramente molto interessante da fare. Secondo me non è per tutti, cioè mi vado a spiegare, avere un filtro depuratore all'ambito del camper potrebbe anche esserci giustamente persone che ti dicono guarda io non me ne faccio assolutamente niente, mi fermo in area di sosta o in campeggio, c'ho il market lì, prendo le bottiglie dell'acqua, ho già finito i canditi. Mentre se siete magari dei viaggiatori occasionali, cioè cosa voglio dire, che vi spostate spesso e caricate l'acqua dove c'è, ecco, avere un filtro potabilizzatore con una filtrazione a 0,1 micron è tanta roba. Fra l'altro abbiamo già fatto una live tecnica dedicata con i tecnici di TS Todini, che è stata secondo me molto bella, dove hanno spiegato veramente, e vi invito anche se vi interessa l'argomento andarvela a rivedere, perché io sto sudando come una bestia, scusatemi, cioè è una roba che ci sono 35 gradi e 3 dentro il camper. Vi voglio bene per a 35 gradi a testa qui dentro a registrare, vi voglio veramente bene. Comunque, detto questo, ragazzi, se vi interessa l'argomento, guardatevi la live. Penso che se siate viaggiatori che si spargono un pochino in giro, devo caricare acqua in giro, il posto è poco, il peso devo starci anche in occhio, potermi anche solo non caricare, esempio, 6 bottiglie d'acqua, ragazzi, 6 bottiglie d'acqua da 1,5 litri sono 9 kg. Ok, quindi mi porto 2 cartoni d'acqua, ho già fatto 18-20 kg tra la plastica e tutto il resto, quindi sono 20 kg in meno che sono dentro il serbatoio, quindi è una cosa veramente interessante. Interessante avere il rubinetto separato, interessante il fatto che posso escluderlo dall'impianto, interessante il fatto che posso svuotarlo, anche perché ad esempio mi potrebbe essere più comodo svuotato l'impianto completamente per quando vai a cambiare la cartuccia del filtro, che ricordiamoci dura 4000 litri. La cosa interessante di questo filtro, che è un autoocclusivo, spero di dirlo bene, cioè cosa voglio dire, si potrebbe anche montare un contalitri, che è una cosa comodissima, mi accorgo di quando sono vicino alla durata massima del filtro, però è anche vero che essendo autoocclusivo vuol dire che man mano che lui si riempie arriva l'acqua, arriva sempre con meno pressione fino a che proprio basta, non esce più, a quel punto cambiamo il filtro. Quindi questo è un altro dato veramente molto interessante, simpatico. Le cartucce si possono trovare tranquillamente, arrivano da ogni parte del mondo, quindi cioè vengono spedite in ogni parte del mondo, è veramente molto interessante. L'oggetto è fatto benissimo, tutta la calotta in acciaio 316 Aisin, quindi veramente molto molto interessante. Materiale costruito bene e fatto per durare, è un piacere averlo sull'Arcadia, non vedo l'ora di provarlo. Fra l'altro al raduno sicuramente lo proviamo anche tutti insieme,
facciamo una bevuta d'acqua, io una roba del genere penso di non averla mai detta comunque, facciamo una bevuta d'acqua, se non mi arriva una coltellata stavolta è una volta buona. Ottimo upgrade, soprattutto per me che ho un mezzo piccolo, rendetevi conto ragazzi che siamo sull'Arcadia 5,80 m, ok, un Ella Clipper del 1990 e l'equipaggio mio al completo è 4 persone, quindi vuol dire che ogni singolo angusto piccolo spazio deve essere ben sfruttato. L'idea anche solo di non avere più in giro il classico cartone dell'acqua con 6 bottiglie d'acqua, io sto già da Dio, me la riempio, me la metto in frigo, meraviglia. Ragazzi, spero di esservi stato di aiuto con tutte queste informazioni, soprattutto su questo tipo di argomento, perché ci tengo tanto. Tenete conto che un filtro del genere sicuramente non è un filtro economico, perché parliamo comunque di una base d'acquisto di circa 350 euro per il kit che comprende il filtro, la sua cartuccia, tutti i raccordi che avete visto, che vi ho fatto vedere prima, e il suo rubinetto dedicato, ma è secondo me un prodotto che si ripaga da solo, ma neanche tanto in tanto tempo, perché fate anche solo i conti di quanto vi costa quando andate a comprare l'acqua, considerando che la cartuccia dura 4000 litri, vi siete già fatti un'idea chiaramente di cosa andate, potete andare a risparmiare. Nel mio caso è comodità, è proprio comodità, ovunque sono ho acqua che posso bere e questo mi interessa. Ragazzi, come al solito, spero di esservi stato di aiuto. Se avete domande, fatele sotto nei commenti. Avete domande più specifiche, sempre sotto vi metto magari qualche mail di riferimento dell'azienda ITS Todini, perché sono veramente molto in gamba e rispondono sempre, e soprattutto sono anche molto molto preparati. Niente, donna, lavate il camper e fa schifo. Ragazzi, alla prossima.